Abbiamo in collegamento telefonico il sindaco di Casaluca, Bruno Bartolo, che si trova sul posto colpito dall'incendio nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. Sindaco, intanto che problemi ci sono stati nelle ultime ore? Si era interrotta la corsia della strada che porta al comune? È tutta interrotta, tant'è che le forze dell'ordine non fanno passare i mezzi da Montalto, perché lungo la strada ci sono degli alberi pericolanti, pertanto che possono causare qualche incidente. E allora le forze dell'ordine non fanno passare, nessuno scende. Ecco, gli alberi sono caduti per via dell'incendio? Certo, ce n'è uno che non mi fa dormire. Io stanotte non ho dormito perché è talmente grande, almeno 30 metri alto, e il fuoco lo sta consumando. Quello da un momento all'altro può cadere, può cadere. Ecco, sindaco, la situazione invece con l'incendio qual è? La situazione con l'incendio al momento non è chiara, la situazione, perché mi trovo qui dove c'erano gli altri. Il fuoco si è spostato un paio di chilometri, ancora più a monte a sud. E notizie stamattina dalle 6 è stato riferito che la faggeta patrimonio dell'UNESCO fino a questo momento è salva e che i pini larici di contrada come si chiama ancora? Di contrada a Catti sono salvi, sono stati poco toccati dalle fiamme, ma sono salvi. E sono pini secolari, si parla degli studenti del 1700-1650. Ecco, Ed è un peccato avere questo. Purtroppo, che bisogna dire? no, dico, la situazione, ci sono altri focolai intorno al comune? Ancora i boschi stanno incendiando. Speriamo che si parla dell'esercito, si parla di Canadair, ricorso, ma non so se sono arrivato o meno i Canadair per alcuni focolai. Questo non lo so, perché da dove c'è l'incendio, dove mi trovo io, ci sono almeno un paio di chilometri di distanza. E mi sto recando adesso, mi sono fermato che ci sono gli operai di Canadair Verdi che stanno facendo un ottimo lavoro, un eccellente lavoro, rischiando anche la vita, questo glielo assicuro, dottor Mazzaferro, che rischiando anche la vita, perché non è così. Certo, non è che per salvare un albero bisogna seguire una vita umana. Questo lo escludiamo categoricamente. Fanno quello che possono fare, io non mi stanco di raccomandarli di non mettere a repentaglio della vita sua.